torna alla guida di un grande show in prima serata Loretta Goggi. Quattro appuntamenti per raccontare la sua storia e quella della televisione italiana. Un enfant prodige che ha cominciato a 10 anni suonando il pianoforte e che negli anni non si è mai fermata, mai adagiata sugli allori, nonostante avrebbe potuto. È stata una pioniera assoluta, la prima donna a fare imitazioni in un mondo televisivo dominato da uomini, la prima a condurre in solitaria un quiz in TV, la prima ad avere il suo nome in uno show, a presentare il Festival di Sanremo, la prima riuscita a farsi strada laddove nessuna aveva avuto il coraggio di cimentarsi, l'unica forse a riuscire in tutto a pieni voti, artista per eccellenza. Da sempre contro la donna decorativa, è carismatica, sicura di sé, capace anche di sgridare il grande Mike Bongiorno per averla chiamata in ritardo sul palco di Miss Italia. Con quella forza senza la quale non sarebbe arrivata dove sta, mostro sacro tra i mostri sacri. Le sue imitazioni sono pietre miliari, da Patti Pravo la prima, passando per Mina che riesce a rifare senza neanche bisogno del trucco, Raffaella Carrà, Ornella Vanoni, fino all'ultima Guillermo Mariotto, che siamo ansiosi di scoprire e risentire. E poi le sue canzoni, successi indimenticabili, anche internazionali, che le hanno valso 5 dischi d'oro e 5 di platino. Non ha tralasciato neanche gli sceneggiati televisivi, il cinema ed il teatro, dove ha recitato fra gli altri con Gigi Proietti e Johnny Dorelli. Un'icona, un camaleonte, un artista tutto tondo, nonché uno dei volti televisivi attuali più amati, grazie soprattutto alla sua partecipazione in qualità di giudice a Tale e Quale Show. Una donna che ci ha abituato alle sorprese e che certamente ce ne riserverà ancora moltissime altre.